tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Successo delle due romane nelle partite delle ore 15 nel Serie A. Vince e convince la Lazio di Simone Inzaghi che lo Stadio Olimpico batte 4-0 la Genoa di Andrea Zoli. Terzultimo posto in classifica a soli 5 punti per il Grifone, che in questo momento vede una situazione molto critica in classifica per il Genoa di Andrea Zoli. C'è qualcosa da sistemare soprattutto nella fase difensiva. Basta e avanza invece Edin Dzeko, il colpo di testa dell'attaccante bosniaco che regala il successo alla Roma di Paolo Fonseca dopo il primo stop stagionale nel turno infrasettimanale contro l'Atalanta di Gasperini. Ritorna al successo e in questo momento anche quinto posto in classifica, aspettando il Cagliari che giocherà tra pochi minuti contro l'Hellas Verona alla Sardegna Arena, e aspettando il Monday Night tra Parma e Torino. Invece basta e avanza, ripeto ancora una volta questo concetto, il colpo di testa di Stefano Okaka, l'Udinese, per ritrovare i tre punti dopo il primo successo stagionale contro il Milan all'esordio stagionale. Un successo meritato per quello che si è visto nell'arco dei 90 minuti quest'oggi alla Dacia Arena. Invece una Bologna grintosa, un Bologna che ha provato in tutti i modi a pareggiarla, a ottenere il gol del pareggio, ma alla fine è successo per la squadra di Tudor, che quindi ritrova i tre punti dopo tantissime giornate. Non vinceva dall'1-0 firmato Rodrigo Becao contro il Milan all'esordio stagionale. Partiamo però dallo Stadio Olimpico, dove la Lazio batte 4-0 la squadra di Andrea Zoli. Primo tempo perfetto, primo tempo che ha un solo padrone e sono i biancocelesti, che scendono in campo con tanta grinta e la trasformano subito in gol grazie a Milinkovic-Savic. Gol del serbo, ma assist prezioso per Ciro Immobile, che premio personalmente come migliore in campo. Un gol e un assist per Milinkovic-Savic, un gol e un assist anche per Ciro Immobile, che firma il poker al minuto numero 78. Il raddoppio invece è firmato da Radu, che batte il Radu più giovane, scusate il gioco di parole, al minuto numero 42. Gol annullato invece a Luis Alberto al 30° minuto del primo tempo per il fallo di Milinkovic-Savic in ripartenza su Cassata. Fallo punito con il, diciamo, con la punizione dopo il, comunque, l'intervento della VAR. Il VAR quindi annulla il raddoppio a Luis Alberto, ma il raddoppio arriva a fine primo tempo grazie alla diagonale perfetta di Radu, che batte l'estremo difensore del Grifone. 2-0 al primo tempo, ma è un risultato anche che sta stretto ai biancocelesti, visto la prestazione offerta quest'oggi all'Olimpico. Lazio che dopo il KO contro l'Inter nel turno infrasettimanale torna alla vittoria. Sono tre punti fondamentali che riportano i biancocelesti in questo momento al sesto posto in classifica. Andiamo alla seconda frazione, che si apre con il tris per quanto riguarda la squadra di Inzaghi, con Caicedo che appena entrato dopo il cambio con Correa va a segno. Grande il passaggio di Milinkovic-Savic, che trova sul filo del fuorigioco l'attaccante ecuadoriano, che non sbaglia, batte Radu per il 3-0 al minuto numero 59. E poi arriva il poker firmato Ciro Immobile. Se lo meritava questo gol dopo le tantissime polemiche la scorsa settimana nella posticipo tra Lazio e Parma, ecco il gol che fa ritrovare il sorriso, e bello anche il gesto con Inzaghi dopo il gol, l'abbraccio tra i due, che quindi, diciamo, chiudono questo brutto capitolo, questa brutta vicenda nata dopo il cambio nel posticipo tra Lazio e Parma. Quindi 4-0, un successo meritato, invece una prestazione da cancellare per la squadra di Andrea Zoli. Voliamo subito allo Stadio è alla Via del Mare, dove il Lecce subisce, come il Brescia, come l'altra neopromossa Brescia, la quarta sconfitta stagionale. Finisce 1-0 al Via del Mare dopo il KO contro il Napoli, KO anche contro la Roma, che vince grazie al colpo di testa del sempreverde, sottolineo sempreverde, Edin Dzeko. Ancora una volta Edin Dzeko, che stagione sta giocando l'attaccante bosniaco. Passaggio illuminante di Mkhitaryan per la testa volante di Edin Dzeko, che batte Gabriel per 1-0. E poi anche il rigore sbagliato per gli uomini di Fonseca,
che fanno rimanere in partita la squadra di Liverani fino all'ultimo minuto. Ma dopo sei lunghissimi minuti di recupero, i gol sbagliati anche da Smalling e da Zaniolo, la Roma può festeggiare questo ritorno alla vittoria. Per il Lecce un buon rimane, comunque una buona prestazione dopo la sconfitta roboante 4-1 contro il Napoli la scorsa settimana. Rimane la prestazione del primo tempo, i gol sfiorati con Petriccione prima e anche con Mancosu poi, ma il Lecce, se continuerà con queste prestazioni, potrà salvarsi tranquillamente in questa stagione. Invece infine parliamo di Udinese-Bologna, una partita bloccata, tanti errori, ma alla fine decisa dalla colpo di testa di Stefano Caca. Dopo i 6 gol raccolti in 16 presenze la scorsa stagione, ritrova il gol, ritrova comunque una buona prestazione l'attaccante ex Watford. Questo è un successo meritato per la squadra di Tudor, vista la prestazione, visti anche, diciamo, l'economia del match all'interno dei 90 minuti. Ma per il Bologna c'è tanto da recriminare, perché comunque le occasioni le ha avute e troppi errori sotto porta. Mi riferisco all'errore di Soriano, mi riferisco all'errore di Sansoni, mi riferisco anche comunque ai tanti errori all'interno della partita, sono costati quest'oggi alla Dacia Arena un'altra sconfitta. Il Bologna, dopo un buon avvio di campionato, 7 punti dopo appena 3 partite, si è letteralmente bloccato. Pareggio mercoledì a Genoa contro il Grifone, sbagliando anche un calcio di rigore, e oggi invece sconfitta alla Dacia Arena. 7 punti, 4 raccolti questa settimana invece per la squadra di Tudor, che può comunque in questo momento respirare dopo un bruttissimo avvio e anche caratterizzato da 3 sconfitte consecutive. Ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.